Allora, io sono Francesca Saponi, la consigliera di parità della provincia di Caserta e sono qui a Napoli per presentare il mio libro Pari e diversi, la nostra sfida al futuro, scritto insieme ad Elena Alessiato. Questo è un libro nato per, come dire, per sancire un sodalizio che c'è tra praticamente la mia provincia, quella di Caserta, e il mio ufficio, quello della consigliera di parità. In tanti anni abbiamo organizzato tantissimi eventi, tantissime cose che io ho voluto in qualche modo siglare con questo libro che abbraccia tutta una serie di progetti messi insieme proprio in questi anni di mia esperienza e mio mandato appunto come consigliera di parità. Però non nasce soltanto per questo, ma nasce anche per in qualche modo far capire, far conoscere meglio i concetti di parità di genere, che in qualche modo sono un attimo in questa, come dire, nella nostra cultura vengono anche un po' sovrapposti e magari qualcuno non li capisce bene. Quindi questo libro nasce anche dall'unione tra la mia esperienza giuridica, perché io sono anche avvocato, e quella poi filosofica dell'altra scrittrice che praticamente ha collaborato con me alla stesura di questo libro. Quindi io invito coloro i quali sono in qualche modo incuriositi dal leggere un libro che riguarda di problematiche di genere, diciamo, a comprarlo e magari a, come dire, ad ampliare la conoscenza di questa materia. Io mi chiamo Elena Alessiato, sono una studiosa di filosofia politica dell'Università di Torino e sono qui per presentare insieme a Francesca Sapone un libro, Pari e diversi, la nostra sfida al futuro, che nasce da un incontro tra Francesca e me, che vuol dire anche un incontro delle nostre diverse provenienze, lei di Caserta, io di Torino, e soprattutto delle nostri anche profili professionali. Questo libro li sintetizza e quindi vi è appunto tutto un apparato giuridico portato da Francesca e dalla sua esperienza sul campo come consigliera di parità della provincia di Caserta, che illustra i problemi ma anche le iniziative che negli anni sono state portate avanti dal suo ufficio, e poi soprattutto dà anche tutta una serie di strumenti giuridici della nostra legislazione italiana a riguardo alle politiche di genere in Italia, con una particolare attenzione al mondo del lavoro, per fornire anche delle conoscenze di divulgazione. E invece da parte mia ho cercato di portare la riflessione su alcuni concetti e la tesi sostanziale del libro è quella che appunto riflette anche sulla distinzione tra parità ed eguaglianza, nel senso che la parità è un principio riconosciuto dalla nostra Costituzione, esito di tanti anni di lotte, la parità invece stenta ancora, e per questo occorre mettere in atto delle buone leggi che poi si traducano nella pratica perché la parità sia praticata, a partire dal principio che uomini e donne sono diversi, ma la differenza, la specificità delle donne non deve tradursi in uno svantaggio per la donna, in qualcosa che lo penalizzi soprattutto nel mondo produttivo, nel mondo del lavoro, nella società, ma un qualcosa che la valorizzi per mettere insieme le forze e creare una società di benessere per le donne e per gli uomini. Questo è il significato del nostro lavoro, che speriamo possa essere apprezzato. Oggi il chiostro di Santa Maria la Nova si colora di rosa e di donne. Ci sarà prima la presentazione del libro della consigliera di parità della provincia di Caserta, dopodiché seguirà un convegno Donne, territorio e prevenzione. È un modo per ricongiungerci con la città, ricongiungerci con le donne del territorio e per aprire le istituzioni al territorio. Questa è una cosa molto molto importante. Bisogna continuare a parlare di pari opportunità perché le discriminazioni sono sempre più forti. Gli ultimi fatti del telegiornale ci dicono che il problema del femminicidio è sempre più evidente e noi dobbiamo continuare ad avere un dialogo e a creare quella comunicazione tale che questi casi di femminicidio non esistano più, ma come non esistano i casi di femminicidio, non esistono nemmeno più i casi di discriminazione sui luoghi di lavoro, perché sono sempre di più casi di donne che vengono presso l'ufficio della consigliera di parità a denunciare atti discriminatori sui luoghi di lavoro e soprattutto spesso licenziamenti, spesso inviti a licenziarsi perché magari hanno
hanno deciso di vivere una loro maternità. Quindi il lavoro da fare è ancora tanto e noi cercheremo di farlo nel miglior modo possibile, con l'aiuto dell'istituzione che è la città metropolitana, che ci offre queste possibilità, e con l'aiuto delle donne del territorio.